Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Miele era il colore dei nostri corpi addormentati sotto il sole. Questa voglia di cantare le canzoni del giardino che mi fanno ritornare l'entusiasmo di un bambino. Le voci vanno su nel cielo. Domanda un pochettino standard, che è la più semplice o forse la più complessa, bisogna vedere come la si interpreta. Chi è Gianfranco Caliendo? Gianfranco Caliendo, bella domanda, infatti, è una bella domanda che può spiazzare. Gianfranco Caliendo è un ex ragazzo che è pieno di sogni, è pieno di voglia di fare musica, soprattutto perché la musica è quella che ha accompagnato praticamente tutta la mia vita, e è pieno di sogni che ha continuato a fare questo lavoro a 360 gradi, cioè, intendendolo maggiormente come una grande passione più che come un lavoro, però con il quale gli ha consentito comunque di vivere. Quindi è una cosa, in questo caso la musica è diventata anche il lavoro. A questo punto passerei sul fatto che ci sono nuovi lavori, c'è un nuovo lavoro, c'è un libro, c'è la prospettiva di tante cose, e a questo punto passiamo. Dato prima cosa, il primo lavoro, l'ultimo lavoro, che è sicuramente interessante, che poi si abbina anche a un libro. Sì, sì, infatti. Guarda, io ti vorrei fare una brevissima cronostoria anche di quello che è accaduto. Diciamo, io fino al 2012 ho fatto parte del Giardino dei Semplici, del quale ero un po' il leader, perché scrivevo le canzoni, cantavo e quindi organizzavo tutto l'apparato musicale. Poi dal 2012 in poi ho fatto la mia carriera solistica, senza dimenticare che chiaramente le canzoni con le quali diciamo con il Giardino dei Semplici abbiamo avuto la nostra strada, quindi Mi innamorai, Vai, Miele, Tu canucchiagne, Concerto in La minore e via dicendo. E queste canzoni chiaramente mi restano nel cuore, sia come esperienza e sia come bagaglio di repertorio, diciamo. Poi da solo mi ho cominciato un po', lasciando il progetto gruppo, mi sono cominciato anche un po' a divertire, perché abbiamo fatto degli altri progetti, delle altre cose, molto anche in compagnia di Flora Contento, che è la mia attuale compagna, e abbiamo cominciato a scrivere anche in modo diverso, delle cose più divertenti, insomma, sicuramente. È arrivato, ha fatto, ecco, come ci dicevamo prima, un po' di tutto, fatto dal musical alla scuola di canto, ai libri di canto e insomma alle produzioni, l'etichetta discografica e via dicendo. È arrivato ad oggi, tutte queste esperienze ho voluto metterle per iscritto di un libro che si chiama Memorie di un capellone, che non è difficile guardandomi capire perché. Memorie di un capellone perché ero capellone negli anni 70 e ci sono rimasto, anche perché l'unica volta che ho provato a tagliarli la gente non mi conosceva più, diceva no. Che devi fare? Fatteli ricrescere subito. Ha iniziato facendo quel gruppo, il gruppo sicuramente i Giardini Semplici. È stato, allora, prima cosa, quando nasce il gruppo, come nasce l'idea del fatto del Giardini Semplici nella sua sviluppo? Chiaramente poi nel tempo ci sono stati, chiaramente, come tutte le famiglie, cose buone, cose cattive, ma il momento più bello che è stato e che ti ricordi di tutto questo momento, quello che ti ha dato più emozione, che ti ha fatto risaltare in più, quelle sensazioni che in quel momento hai provato al massimo? No, guarda, dunque, il progetto nasce, Giardino dei Semplici nasce grazie a due grandi produttori che avevamo inizialmente,
produttori artistici che posso considerare i miei maestri, che sono Totò Savio e Giancarlo Bigazzi, che poi loro sono conosciuti per tantissime canzoni italiane, da Massimo Ranieri a Tozzi a Camaleonti, Raff, Masini e via dicendo. Però sono anche conosciuti per essere due componenti del gruppo degli anni 70 che si chiamava Squallor, che insomma è quelli più attenti alla discografia italiana sicuramente ricordano. E siamo cresciuti con loro e con loro abbiamo cominciato questa strada sicuramente, come dici tu, a volte tortuosa, non sempre tutto in discesa. Difatti io il libro l'ho chiamato come sottotitolo Luci ed ombre di un successo anni 70, perché a volte durante la carriera, durante il percorso, ci sono delle cose che chiaramente ti accadono, degli ostacoli da superare. Però mi hai anche chiesto un momento importante che posso ricordare. Come sempre, la tua prima volta è sempre quella fondamentale. La prima volta che sono entrato in uno studio di registrazione a cantare la prima canzone nostra del 75, che si chiamava Mi innamorai. Questa canzone, Mi innamorai, io veramente ero molto inesperto e sono entrato a cantarla in uno studio che era uno studio eccezionale, perché era uno studio oltretutto di proprietà di quattro grandi musicisti, che erano Morricone, che era Trovajoli, che era Luis Bacalov e Piero Piccioni, cioè dei grandi della cinematografia romana, che però mondiale, da lì uscivano le musiche di grandissimi film. E comunque questo studio, che era enorme, io mi ritrovai lì a cantare davanti al microfono, impaurito, intimorito, però un'emozione incredibile, nel senso che dall'altra parte del vetro c'erano Savio e Bigazzi, Bigazzi che correggeva il mio accento napoletano, perché essendo un fiorentino ci teneva all'accento insomma più puro, e Totò che ci incoraggiava con il suo grandissimo cuore. E l'emozione di salire sul palco, a volte qualche artista ci ha detto, prima di salire sul palco c'ho quella sensazione che salendo sul palco, ma chi me lo fa fare? Poi io salendo sul palco, vedendo la platea di fronte, la quarta platea, che inizialmente sta in silenzio, poi si emoziona, piange, canta, c'hai quella energia che ti infonde, che sensazione provi? Eh sì, quella è un'adrenalina incredibile che ti arriva addosso, che tu non sai neanche da dove proviene. Non ti nascondo che in quest'ultimo periodo, dove a me il palcoscenico manca molto, ma manca proprio come il pane, come l'aria, perché noi musicisti almeno un po' di palcoscenico dobbiamo diciamo battere la polvere sulle assi di legno, perché altrimenti ci sentiamo spaesati. Perché poi questa emozione che tu hai raccontato molto bene, sali lì su che timoroso, dice effettivamente, ma che gli vado a raccontare a questi qua? Cioè, quando sali sul palco hai sempre un po' di timore della responsabilità, che c'è tanta gente a sentirti, però poi una volta che stai lì non solo prendi coraggio, ma ti arriva questa onda incredibile che ti arriva addosso, emotiva, è proprio adrenalina pura, e tu riesci a fare delle cose che non pensavi, che non eri convinto di poterci riuscire, insomma. Bello. E poi dopo, dal momento in cui hai lasciato il gruppo, abbiamo detto, sei diventato solista, hai fatto una casa discografica, e sei, a proposito, sei vocal coach anche. Beh sì, guarda, io ho cominciato molto tempo prima di tanti altri, tant'è vero eravamo pochissimi in Italia a fare questo mestiere, che non si chiamava così quando ho cominciato io. Diciamo, vocal coach è un termine che abbiamo acquisito dopo attraverso i talent, però semplicemente cioè insegnante di tecnica di canto moderno. E nel 2005 è uscita una mia pubblicazione che si chiama Le voci di dentro, che è adottata un po' in tutte le scuole dove fanno insegnano appunto canto moderno, prima almeno dell'avvento dei conservatori, che poi hanno fatto, anche loro si sono aperti a nuovi generi musicali.
Però io sono stato molto attento perché mi sono messo a studiare dove non c'era praticamente didattica all'epoca sul canto moderno e ho creato questo libro con delle esercitazioni originali scritte da me perché prima non erano presenti queste esercitazioni. Quindi mi sono dato molto da fare. Tuttora io vivo in mezzo ai giovani perché praticamente 5 giorni su 7 lavoro nella mia accademia e insegno canto moderno e sono raggiunto da anche giovanissimi giovani, ma anche persone mature che vengono volentieri a prendere il canto veramente con una passione, come un modo di liberarsi, anziché fare palestra o fare delle altre cose o fare degli altri sport. Le cose fanno lo sport delle corde vocali, che è proprio il canto. Una insegnante, una tua collega, che però si parla di doppiaggio, mi ha detto effettivamente, mi disse, ci disse durante un'intervista che nessuno perde la voce, il bambino non ha una brutta voce, però bisogna educarla a poterla sviluppare e migliorare. Quindi in questo caso il vocal coach o il serve appunto per questo, per poter migliorare. Ma da quando hai iniziato a suonare ad oggi, com'è cambiata la musica? Secondo te, se è cambiata? Questo è un domandone, sì, perché insomma ci vorrebbe molto più spazio per dire un po' di cose. Guarda, sostanzialmente non è che abbiamo avuto dei grandissimi cambiamenti. Ti faccio un esempio, cioè il rock che si suonava negli anni 70 è ora soltanto mal copiato da gruppi rock del momento. Cito i Maneskin perché sono un po' sulla bocca di tutti perché hanno vinto l'Eurofestival addirittura, quindi veramente hanno portato anche molto alla musica italiana, perché però semplicemente per noi quello era un rock che facevamo identico a quello che facevamo 40 anni fa. Non è che è cambiato molto. Noi all'epoca facevamo i Deep Purple, gli Zeppelin, i Grand Funk, insomma un po' di gruppi che sicuramente rendevano moltissimo in quel genere lì. Però il cambiamento, soprattutto, sai qual è stato? Soprattutto nella sperimentazione. Noi degli anni 70, quando facevamo musica negli anni 70, era l'entusiasmo a sperimentare, a fare nuove sonorità. Abbiamo fatto tutti gli esperimenti possibili. Negli anni 70 sono nati cantautori con un nuovo linguaggio, con un modo di porsi diverso. Oggi tutta questa sperimentazione non c'è, perché parte uno con quelli che oggi chiamano il beat. Il beat fanno mettono un beat, un loop di beat uno dietro l'altro e compongono queste canzoni. Soprattutto anche quando non sono rap, l'idea è quella di parlare molto, molte parole, pochissime note. Quindi si fa pochissima musica. Quello che notiamo noi oggi, che la canzone è ben costruita armonicamente e melodicamente, oggi difetta proprio assai. Non ci sono creazioni veramente degne di nota in questo senso qui. Nella creazione di una canzone nascono prima le parole, nasce prima la musica, l'armonia, perché a volte la musica ha una vita a sé, oppure nascono insieme in questo caso. Beh, guarda, nel caso mio che ho scritto molto anche come testi, anche se adesso mi avvalgo di una penna favolosa che è sempre quella di Flora, che le ultime creazioni le abbiamo fatte insieme e devo essere sincero, già le parole ti danno un'emozione, quindi questa è una cosa, è un grande vantaggio. Però generalmente può accadere l'uno e l'altro, nel senso che può venire uno spunto musicale mentalmente e poi ci costruisci sul testo, o anche viceversa, voglio parlare di un fatto e dopo ci costruisci la musica. Nel caso mio molto spesso questa cosa accade insieme e combaciano, mi viene una parola anche con la musica e poi da lì ci lavoro. Devo fare questa cosa, io la faccio con molta semplicità, ecco, non perché sono un ex semplice, però è una cosa che mi viene facile, nel senso che scrivere per me è come se fosse una cosa normale di tutti i giorni. Quindi scrivo parecchio sia musica sia parole. E se le dico miele?
Miele era il colore dei nostri corpi addormentati sotto il sole. Miele è un bel ricordo perché è, diciamo, l'unico festival di Sanremo che ho fatto come interprete. Quindi con il Giardino dei Semplici, Miele era un momento particolare per me, lo racconto nel libro Memorie di un capellone, in cui avevo un braccio ingessato, quindi stavo in questa posizione, un braccio ingessato, e ho vissuto questo festival così. Però un grande successo, ancora oggi la canzone che più vogliono ascoltare quando andiamo in concerto è Miele, e manco a farlo apposta la mia nuova band con il quale abbiamo fatto un singolo che di recente, e la nuova band si chiama Miele Band, perché proprio per ricondurre a questa canzone che è stata un po' magica per la nostra carriera, è indubbiamente una bella cosa. E a questo punto, se ti dico Sanremo? Sanremo è Miele, però attenzione, perché per me non rappresenta solo Miele, ma rappresenta anche la mia più grande emozione che ho avuto proprio nella mia carriera. Semplicemente quella nel momento in cui a cantare non ero io, ero solo l'autore di quella canzone, ma a cantare la mia figlia Giada, che a Sanremo del 2001, quello di Raffaella Carrà, aveva questa canzone Turu Turu, oggi un Turu 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 nella testa, che praticamente con questa canzone io ho venduto tanti di quei dischi, perché è andato al primo posto, è balzato al primo posto delle classifiche, soprattutto carioca, quindi in Brasile, al primo posto, cantata da un altro duo che si chiamava Sandy e Junior. Con questo duo veramente noi abbiamo fatto tanto successo, ha venduto in primo semestre più di 1 milione di copie, e ora sta continuando a vendere, perché continua a vendere anche dopo 20 anni di differenza, la interpretano vari artisti in varie versioni, che oltre a quella in portoghese, che chiaramente è la lingua del Brasile, in portoghese c'è anche quella in spagnolo, castigliano e catalano, quindi mi ha dato molte soddisfazioni. Ma per me è stata la mia più grande emozione, perché veramente salire sul palco da soli, ecco, poi ti viene l'adrenalina e ti passa, però invece nell'esibizione di mia figlia io tremavo tutto il tempo. Sogni nel cassetto, oppure qualcuno dice mi hanno rubato già la scrivania, ci sono ancora? No, non l'hanno rubata ancora la scrivania, te la tengo, quella l'ho inchiodata, buon napoletano, perché capito, prima dice qualche cosa, qualcuno se la porta via, allora l'ho inchiodata sul pavimento. Diciamo che molti dei sogni li sto vivendo, uno era quello di scrivere una mia autobiografia, e l'ho fatto adesso con questo libro. Poi ho dei sogni, un sogno ce l'ho in particolare, che non sono mai riuscito a scrivere una colonna sonora per il cinema. Mi piacerebbe molto, perché per il teatro ho lavorato tanto, ho scritto 3-4 musical, l'ultimo che ho scritto non è ancora andato in scena, andrà in scena, speriamo in quest'anno, se ce lo fanno fare, io metto sempre un 6 quando si tratta di periodo pandemia, quindi però se ce lo fanno fare questa cosa andrà avanti. Invece per il cinema non sono mai riuscito ad esprimermi e trovare qualcuno che credesse in me e dicesse sì, ok, facciamo questa... un'esperienza che piacerebbe molto farla. Come napoletano parliamo un po' di calcio, e c'è un sogno che si chiama Maradona. Certo, sì, Maradona, io ho avuto molti contatti con Diego quando è stato qui a Napoli. Lui era innamorato di una nostra canzone, che era Me Namoré, sarebbe Mi Innamorai in lingua spagnola. E lui l'aveva conosciuto in Argentina, perché Me Namoré in Argentina ebbe un certo successo. Quindi quando ci riconobbe, dice, oh, Me Namoré, e noi gliela andavamo a tutte le sue feste, perché lui ci voleva e noi cantavamo questa canzone. Però era una persona molto bella. Tra le altre cose, il fratello, che poverino è deceduto da poco, ha giocato proprio nella vostra città, no? Ad Ascoli. Ugo Maradona.
Ugo Maradona ha giocato nella vostra città e noi eravamo amici anche suoi. E purtroppo è stata una doppia perdita per noi. Diego mi ha fatto veramente molto male, perché tutto sommato io penso che, per quanto se ne abbiano dette su di lui, lui era una persona conosciuta all'interno della sua famiglia, all'interno di una persona fantastica, generosa, sempre disponibile. Era uno che si faceva, a differenza dei calciatori di adesso, lui faceva, vedi, ogni pizzeria di Napoli c'è la sua foto, cioè sempre lui si dava molto al pubblico napoletano, perché si sentiva un napoletano. Ed è una cosa, questa secondo me è una cosa molto bella, che gli fa molto onore alla sua memoria, e io penso che nel napoletano perciò è restato nel cuore. Non è soltanto perché ha consentito di vincere due scudetti, che era un sogno per noi napoletani, però soprattutto perché lui è stato una persona così, di cuore. E noi come Giardini Semplici facemmo due canzoni per il Napoli, una Napoli Napoli negli anni 70, e un'altra, proprio quando c'era già lui, un'altra canzone per Napoli. E poi io però gli ho dedicato questa canzone e lui la gradì molto, perché la cantava un cantante, però purtroppo anche lui scomparso, Ciro Sebastianelli. La scrissi io, questo piccolo grande campione. E lui mi mandò, stava ormai già in Argentina, attraverso un giornalista mi disse: ho sentito quella cosa, molto bella, mi è piaciuta assai. E questo mi diede molta soddisfazione. Bene, a questo punto, prospettiva e futura. Prima cosa, intanto vogliamo dire come si chiama l'Accademia, perché l'abbiamo citata ma non sappiamo il nome. Hai ragione, dunque l'Accademia si chiama, con il mio cognome, Accademia Caliendo, diciamo nella sede in cui siamo adesso, siamo dal 2006. Però io in precedenza avevo comunque insegnato canto con altre denominazioni già dal 94, quindi insomma un bel po' di anni. E sono come Accademia Caliendo, siamo presenti in tre sedi, uno a Napoli, uno a Gragnano e un altro a Cava di Tirreno. Quindi me do da fa. Del resto ora in questo periodo mi manca, mi do ugualmente da fare, perché io nel lockdown sono riuscito a scrivere il libro, un musical e delle nuove canzoni. Però c'è anche un progetto ora, per esempio, in prospettiva futura, c'è un progetto molto bello che io sto facendo insieme a colui che è il fondatore del Giardino dei Semplici, insieme a me, perché poi io fui il secondo subito dopo lui, che era Gianni Averanti, stato il nostro primo batterista, colui che ci ha fondato e colui che ci ha portato da Toto Savio. E con lui stiamo facendo un progetto molto bello che ha a che vedere con i Beatles e con Napoli. E non dico niente di più perché non mi sbilancio, però è una cosa che piacerà molto agli appassionati di questo gruppo. Quando scendi dal palco, dimenticavo, quando scendi dal palco, la gente che ti incontra, perché chiaramente voi incontrate la gente, la domanda più particolare che ti è stata mai fatta, oppure quell'affermazione che ti è stata fatta che ti ha lasciato, come dire, o emozionato o sorpreso? Ma guarda, molto spesso una cosa che è bella, che io tuttora quando la sento mi fa molta tenerezza, a volte ci sono delle coppie, marito e moglie, che vengono con i 45 giri in mano e praticamente dicono: guarda, con questo ci siamo fidanzati, con questa canzone. Oppure dicono: guarda, mio figlio si chiama come questa canzone, perché è un riferimento preciso. Nel senso, dicono, a volte fanno sentire noi musicisti, in questo caso, un poco anche utili, nel senso che non è un è vero, non siamo né medici né dei grandi eroi, però almeno a volte con la musica arrivano delle cose, delle sensazioni alle persone che poi diventi parte della loro vita, e questa è una cosa molto bella. Invece i studenti cui segui, la domanda più frequente che ti chiedono, o le idee o quelle sensazioni che ti esprimono a volte anche con i gesti, perché poi a volte non riesco neanche a esprimerla quella sensazione, tu che riesci a capire? Ma tu dici, scusa, gli studenti, i ragazzi che insegna l'Accademia? Ah, i miei gli allievi, diciamo, i miei allievi, guarda,
loro vogliono apprendere molto, vogliono anche che tu gli dia un po' di sicurezza, perché i giovani di adesso, non so, penso che questa cosa la puoi constatare, vivono un mondo virtuale, davanti al telefono. Allora oggi il mio compito è quello, prima di tutto, togliere gli occhi da lì su e fargli e fare aprire il cuore verso gli altri, cioè farli socializzare. Io non ammetto il telefono in classe, nel senso che lo mettono solo per registrarsi eventualmente la voce o per registrare la mia lezione. Però se io vedo un ragazzone sta guardando il telefono, vuol dire che non sono riuscito a rendere interessante la mia lezione. E cerco di comunque comunicare a loro fiducia, perché loro hanno bisogno di questo. Loro attraverso il telefono non si rendono conto, e quando si trovano spaesati nel mondo si trovano che hanno bisogno di iniezioni di fiducia continuamente. Questa è la cosa più importante. L'ultima cosa, i talent. Tutto questo mondo che sta girando con questa musica ripetitiva, poi in realtà sembra quasi un cliché ormai. Bisogna andare sul talent, bisogna aspettarsi, che poi sono, possiamo dire, musica usa e getta, perché canzoni, sì, che durano due o tre mesi. Una volta un brano durava 6 mesi, 8 mesi, un anno. E anche decenni, vero, è vero, hai ragione. Guarda, il talent, per carità, io capisco che molti ragazzi sono usciti grazie a questi talent, però oggi se io ho un giovane di talento, ok, un giovane di talento, magari che è il nuovo Dalla, il nuovo Baglioni, è il nuovo Pino Daniele, magari, cioè se ho un talento così, mi devi dire oggi dove lo porto. L'unico posto dove potrei portarlo sono proprio i talent, perché sono l'unica manifestazione che la televisione offre oggi per diffondere musica. E per me è sbagliato, perché lì ci sono altre meccaniche che disturbano quello che poi alla fine, ecco, ci sono le meccaniche dell'usa e getta, nel senso che devono far colpo sul pubblico televisivo in quel momento, basta. Ma come fanno colpo? Non c'è bisogno del grande talento. Tu non ascolti mai un intero album di questi ragazzi che vanno lì, ascolti la canzone, giusto, che del motivetto che deve piacere al momento. Invece l'epoca nostra, quando io compravo un album di Francesco De Gregori, me lo consumavo, perché sentivo tutte le canzoni e quelle mi arrivavano dentro, le volevo sviscerare, le volevo conoscere, volevo capire perché aveva scritto quelle cose. Era proprio diverso. Allora, noi, guarda, abbiamo fatto un bel excursus del tuo sì, mondo. A questo punto la domanda alla Marzullo, poniti una domanda e datti la risposta. Beh, io vi pongo una domanda, ma lei dove vuole arrivare? Nel senso che io non voglio arrivare a nessuna parte. A me mi basta veramente poter fare della musica, però avere la libertà di poterla fare. Quello che mi piacerebbe, il mio sogno, è che effettivamente dessero prima di tutto spazio ai talenti, ecco, ai talenti anche giovani soprattutto, e anche, perché no, anche diciamo oltre età, al di là del talent che fanno senior, voice senior. The Voice senior è un altro giochino di quelli là che fanno così, dove non mi piacerebbe esserci, quindi non mi vedrai mai là, questo può essere certo. Però mi piacerebbe invece che dessero degli spazi, cioè che l'industria discografica ritornasse a dare spazio, a fiorire di nuovo, prima di tutto perché dischi non se ne vendono più, e bisognerebbe attenuare tutto quello che c'è in giro, troppo YouTube, troppa musica dovunque, troppe cose che disturbano e danno, non ci fanno uscire più talenti. Io ora voglio chiudere con una domanda che faccio io a te. Degli ultimi 20 anni, mi sai dire se sono dei geni musicali che sono usciti italiani in questo periodo?
Nascere il dubbio. Geni È difficile, difficile. no? È proprio Sì. difficile. Guarda, ti dico, Tiziano Ferro è uscito nel 2001, quindi diciamo che negli ultimi 20 anni no, non ce la fa, però Tiziano poteva essere uno di quelli. Però vedi, ti fa capire che la musica sta perdendo di corpo, di intensità, di cultura e di tutto quello che aveva di così bello. Eh sì, l'ultima cosa, ma la musica è un estratto della vita o una fantasia di vita ipotetica? Ma io penso proprio che sia un estratto della vita la musica, non è una fantasia. E tu ci stai dentro, quando fai musica è la tua vita, diventa la tua vita. Infatti le mie due donne importanti della mia vita sono state entrambe gelose della musica, perché così è. Praticamente la musica ti prende molto, è una cosa che ti fa parte della tua vita. Quando nasci e cominci a viverci dentro, diventa una cosa della quale non puoi fare a meno, veramente, assolutamente. Io siete stati veramente carinissimi e una bella intervista. Saluto tutti i telespettatori e ci vedremo, spero, presto. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Era il colore dei nostri corpi addormentati sotto il sole. Canzoni del giardino che mi fanno ritornare l'entusiasmo di un bambino. Le voci vanno su nel cielo.